Buongiorno Verdastri, oggi siamo qui per parlare di insetti giganti. Questo anche grazie al sondaggio che ho effettuato sul canale Telegram e grazie alla partecipazione dei telegrammisti Verdastri. Se volete partecipare anche voi ai prossimi sondaggi, basta che entriate nel canale, il link è sotto in descrizione. Abbiamo parlato in diversi video di questo argomento, ormai dovreste sapere che sono esistiti degli insetti con apertura alare di 70 cm più o meno. Ma perché ad un certo punto della storia sul nostro pianeta sono spuntati questi esapodi giganti? E perché non potrebbero esistere anche al giorno d'oggi, nell'era che molti definiscono antropozoica? Meganeura moni e Meganeuropsis permiana sono stati dei protodonati o mega anisotteri che hanno abitato il nostro pianeta nel Paleozoico, e più precisamente in Carbonifero e Permiano, quindi da 360 a 250 milioni di anni fa. I protodonati erano un ordine di insetti la cui posizione filogenetica è ancora dibattuta tra gli studiosi. Comunque restano degli insetti affini agli odonati odierni. Questo è forse l'ordine più famoso per quanto riguarda gli insetti giganti nell'era paleozoica, ma non è stato l'unico, infatti, abbiamo trovato anche dei fossili di effimere giganti. E oltre alle effimere c'erano anche i paleodictiotteri, un ordine di insetti molto peculiare, dotato di un apparato boccale pungente socchiatore. Inoltre dotato di un ulteriore paio di ali, un terzo paio di ali sul primo segmento toracico. Queste non erano deputate al volo, ma servivano come elemento stabilizzatore per potersi muovere nell'area del Paleozoico. Ma perché ad un certo punto del Paleozoico, appunto, spuntarono questi insetti? La discussione in merito è tuttora in atto, ma un po' tutti sono arrivati a dire che la concentrazione di ossigeno nell'area paleozoica e nello specifico nel carbonifero fosse arrivata a un livello tale che gli insetti potevano sfruttare la presenza di tutto questo ossigeno per potersi ingrandire, aumentare le proprie dimensioni e riuscire a sfruttare il loro sistema respiratorio tracheale per poter diffondere tutto l'ossigeno di cui avevano bisogno nei loro tessuti. Alcuni invece credono che il tutto sia da ricondurre all'ingrandimento delle ninfe acquatiche di questi insetti. Paracelso diceva che tutte le sostanze possono essere veleno, dipende dalla quantità con cui si assumono. In questo modo l'ossigeno del carbonifero disciolto nell'acqua era arrivato a livelli benefici. Le ninfe, per riuscire a resistere a questo problema, hanno cominciato a ingrandirsi. In questo modo, ingrandendosi, la loro superficie aumentava molto meno del loro volume e in questo modo potevano assumere la quantità non mortale di ossigeno di cui avevano bisogno. Dopo questa fase di atmosfera iperossigenata, i livelli di ossigeno hanno cominciato a calare nel Permiano e hanno partecipato alle cause della più grande estinzione di massa avvenuta sul nostro pianeta, quella tra Permiano e Triassico, tra il Paleozoico e il Mesozoico. Questa estinzione investirà anche gli insetti, soprattutto gli insetti giganti. Ma dopo questa battuta d'arresto, gli insetti nel Mesozoico compieranno una grandissima radiazione adattativa e in questo modo spunteranno praticamente tutti gli ordini di insetti moderni. Oggi purtroppo non sarebbe possibile avere insetti di quelle dimensioni. Questo almeno per tre motivi. Innanzitutto non ci sono più quegli ordini di insetti e non ci sono neanche più i loro discendenti, se parliamo di protodonati, però le effimere ci sono ancora, ma non hanno a disposizione quella quantità di ossigeno di cui disponevano nel carbonifero e questa è la seconda motivazione. Inoltre, la necessità di dover eseguire l'ecdisi, la muta, per poter crescere, li porrebbe in uno stato di esoscheletro troppo debole per sostenerli e in questo modo cadrebbero sotto il loro stesso peso. E questo è un altro motivo per cui il famoso ragno di 60 kg non può esistere. A questo punto potreste chiedervi: ma come hanno fatto i giganti del Permiano e del Carbonifero? Le ninfe di protodonati ed effemerotteri erano acquatiche, quindi le mute venivano fatte sott'acqua, in condizioni diverse da quelle sul suolo. I paleodictiotteri invece avevano ninfe
che non presentavano delle modificazioni per la vita acquatica, quindi molto probabilmente erano terrestri. Quindi i paleodittiotteri avevano sempre e comunque quel problema di esoscheletro debole, ma anche efemerotteri e protodonati, in quanto l'ultima muta, che quella che li faceva diventare adulti, era da fare comunque fuori dall'acqua. Ancora non sappiamo con certezza come facessero ad ovviare a questo problema. Quello che sappiamo è che la densità dell'aria paleozoica era diversa da quella odierna, quindi questo sicuramente li aiutava per riuscire a volare e molto probabilmente dava loro una mano anche per quanto riguardava il problema dell'esoscheletro più debole. Ho concluso e ringraziandovi per avermi ascoltato, vi invito a lasciare un mi piace e condividere sui social se il video vi è risultato almeno accettabile. Noi ci vediamo presto con nuove mirabolanti avventure che potranno decollare solo quando sarete diventati almeno un mezzo chilo più verdi.